Ma io penso innanzitutto una cosa, che la nostra Presidente del Consiglio non solo ha meravigliato gli italiani, ma ha meravigliato in tutto il mondo, perché nessuno si aspettava questa personalità e questo modo di fare della nostra Presidente. Questa è la cosa che è più importante. E io le dico la verità, sono orgoglioso di essere rappresentato dalla Presidente Meloni. Che posso dire? Io sono felicissima, contentissima di essere qua per celebrare questo primo anno di governo, che pure che le persone non vedono i risultati passo a passo, perché è solo un anno. Il nostro presidente Giorgia Meloni ha preso il paese proprio allo sbaraglio, era proprio giù, quindi sta lavorando duramente, e io ho la consapevolezza che andrà avanti e i veri risultati si vedranno un po' più in là. Lei sta lavorando tantissimo ed è quello che deve fare un presidente, non deve sparlare e non deve dare tante giustificazioni, semplicemente andare per la sua strada, che è la nostra, del popolo. Lei è una patriota e noi siamo patrioti, e noi andremo avanti e l'appoggeremo in tutto e per tutto. Ma è ancora presto per dirlo, hanno ancora 4 anni di legislatura davanti, per ora hanno fatto buone cose, è entrato il ministro Crosetto, ora hanno fatto ottime cose, e vediamo cosa faranno con la nuova legge di bilancio, è interessante, e costruiranno il paese, un nuovo paese, speriamo, in questi nuovi 4 anni, staremo a guardare, speriamo solo bene in quanto cittadini. Sì, il primo anno di Giorgia è un anno molto positivo, lei riforma ha rimesso l'Italia al centro della geopolitica internazionale, al centro della politica nazionale. Sicuramente ci sono alcuni provvedimenti che ancora mancheranno, ma siamo fiduciosi del nostro leader che ha ridato lustro alla nostra Italia, e siamo con lei anche oggi per ribadire il primo anno di governo. Ci abbiamo più del 3/4 d'Italia che sono impopolati, ci sono dei paesi interi, ci sono 3-4 mila case che sono tutte impopolate. Perché questi signori che vengono come extracomunitari non cerchiamo di inserirli in questi paesi, eppure nell'agricoltura, che abbiamo un'agricoltura l'80% è tutta abbandonata, di creare delle grandi cooperative, dicendo ai signori che hanno il terreno, hanno le case, io governo, me la dai a me in cessione 5 anni, 10 anni, come mezzatria, non paghi il mutuo, non paghi l'IMU, e noi facciamo gestire a questi signori che vengono dall'estero, dove comincia a popolare l'agricoltura, le case, i paesi interi che sono tutti abbandonati. Se continuiamo così, se trampura tutto.